Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Elia e sono qui per darvi la notizia del mio nuovo viaggio. Ma prima di cominciare, sigla! Ragazzi, tenetevi pronti, tra meno di 3 giorni partirò con 2 miei amici con cui ho già viaggiato per l'India. Faremo un tour spettacolare di 10 giorni. Partiremo da Roma per poi arrivare alla notte a Nuova Delhi. Da lì la mia guida verrà a prenderci per portarci ad Agra a vedere il Taj Mahal alle prime ore dell'alba, circa 5:30-6 quando apre. Verso il pomeriggio ci sposteremo e andremo a Ranthambore, dove c'è il nostro hotel super luxury con anche la piscina, in cui faremo dei safari e per fotografare la tigre nel Ranthambore National Park. I safari sono alla mattina e al pomeriggio, in cui circa per 3-4 orette a mezzogiorno ci si ferma, si torna in hotel a mangiare, proprio perché il parco chiude, non si può fare un full day come ad esempio nel Masai Mara in Kenya. Il Ranthambore National Park è un ottimo parco per vedere la tigre, è diviso in settori in cui si può entrare solo ed esclusivamente su una prenotazione. Noi la prenotazione l'abbiamo fatta circa 6-7 mesi prima e siamo arrivati addirittura un po' lunghi, quindi ci siamo comunque piazzati i posti migliori per vedere la tigre. La tigre si avvicina veramente veramente tanto alla jeep. Poi ci sarà anche una giornata in cui andremo a visitare un tempio delle scimmie, quello di Mowgli, e un'altra mezza giornata in cui andremo a vedere i santoni che mangiano coi ratti, coi topi, gli incantatori di serpenti, tutte le cose un po' folcloristiche proprio dell'India. Quindi sarà un tour di 10 giorni spettacolare. Dal punto di vista sanitario ho dovuto fare degli altri vaccini ulteriori rispetto al Kenya, proprio per il discorso della questione sanitaria in India, che non è proprio il massimo. Quindi tra circa 2-3 giorni partirò per un viaggio incredibile. E se volete avere tutti gli aggiornamenti e vedermi comodamente da casa, potete seguirmi sul mio Instagram, perché pubblicherò almeno 10-15 storie ogni giorno. Vi ricordo il mio profilo Elia_Dallari. Se non mi seguite, iniziate a seguirmi proprio per questo viaggio. Ne approfitto per farvi vedere qualche accessorio importante che ho acquistato proprio apposta per affrontare questo viaggio in India. Partiamo con la mia nuova lente. Chi mi segue su Instagram sa già di cosa sto parlando, della 7 Artisan, che è una lente fissa, focale fissa, non automatica, 10 mm fisheye. Ve la faccio vedere. Questa è una lente 2.8 che mette tutto a fuoco, fisheye, però utilizzando per il mio viaggio l'R5 può essere sia un 10 mm fisheye ma anche un 18 mm a circa 16 megapixel e mezzo, utile per riprendere la vita quotidiana in India. Ottima lente fotografica. E un 2.8 garantisce la massima luminosità possibile. Per fare molte foto sia alla tigre Ranthambore National Park sia street nei luoghi più bizzarri dell'India mi servirà molta memoria. Infatti ho acquistato delle memory card sia CF che SD di altissima capienza, perché avevo un'idea di non portare il computer, poi alla fine il bagaglio è 8 kg, quindi il mio computer piccolo Asus che ho sempre portato con me nei viaggi va benissimo, riesco comunque a tenerlo per sicurezza. Ho acquistato dell'Integral questa SD V90 da 512 GB, quindi uno spazio veramente elevato. Sempre dell'Integral ho preso l'SSD super veloce, microscopico, perché pesa pochissimo ed è veramente piccolo, da 2 terabyte, proprio per fare i salvataggi. Oltre a questo ho anche acquistato una bellissima CF da 1 terabyte, veramente impressionante lo spazio,
però a registrare video in 4K, 60 fps, 120 fps, lo spazio finisce velocemente. Ed eccola qua, The Langelbeard è veramente velocissima, è super veloce perché riesce a scrivere fino a 1,5 GB al secondo, 1550 megabyte al secondo, veramente super fast. Mentre per quanto riguarda la lente principale che utilizzerò nel mio Safari, è una lente che io attualmente non possiedo, non è di mia proprietà. Perché? Perché su Instagram, e qui rido, ho fatto scegliere ai miei follower attraverso un sondaggio nelle mie storie, mettendo 5 lenti, avete scelto proprio il 100-400, che era l'unica lente che non avevo. Adesso ce l'ho, è qua, pronta per il Safari, grazie a InShoot, che è il mercato dell'usato italiano garantito, dove noleggiano a un ottimo prezzo tutti gli obiettivi, tutte le fotocamere di qualsiasi marca, vendono nuovo e vendono usato, e vi lascio tutto sotto in descrizione. Infatti, per dimostrare che ascolto tantissimo i miei follower su Instagram, su YouTube, ho noleggiato proprio questa lente per voi, per darvi la soddisfazione di dire: ho scelto il 100-400 perché i miei follower, la maggioranza, ha voluto che io utilizzassi questa lente per il safari in India, e così ho fatto. Quindi per tutti quanti, tutte le persone che mi seguono, interagite con me, chiedetemi pure qualsiasi cosa che vi risponderò. Detto questo, ora ci spostiamo, vi voglio fare vedere l'attrezzatura che ho scelto per questo safari in India per fotografare la tigre, ma anche per fotografare città e persone in India. Quindi adesso ci spostiamo. Per il lato fotocamera ho scelto come unica camera la EOS R5. Ho scelto questa macchina full frame, chiamiamola ammiraglia della Canon, anche se ormai a 4 anni e mezzo e a breve uscirà la Mark II. Ho scelto questa perché andremo a fotografare anche il Taj Mahal, non solo animali. Per quanto riguarda la tigre, utilizzerò il 100-400 noleggiato da InShoot, con già l'adattatore RF. Utile perché la tigre si avvicina molto, quindi 100 mm più 400. Ho anche l'extender 1 e 4 che moltiplica la lente, quindi facendolo arrivare a 140 circa 5,60 f8, quindi ci siamo. Per il Taj Mahal mi porto il mio 35 mm economico f2, ma è veramente una lente ben fatta e veramente economica, perché costa circa un 90 di euro ma dà dei risultati stupendi. Io lo tengo chiuso a 2.2, addirittura 3.2, col già l'adattatore Meiki. Per fare street e altro ho il 7 Artisan, la lente che vi ho fatto vedere prima, fisheye, bellissima, 2.8, super luminosa, e come vedete 2 metri infinito è un attimo, quindi mette tutto a fuoco, quindi scatta sempre in qualsiasi condizione. Associandola all'R5 mi dà un 10 mm fisheye, o in formato crop, come dicevo, mi dà un 18 mm a 16 megapixel RAW. 4 batterie più un'interna, perché lei ciuccia parecchia energia. Ci spostiamo, come memory card 1 TB, e guardate la scatolina che bella, guardate che spettacolo. La memory card V90 dell'Integral, come memoria 2 TB e altri 2 TB della Silicon Power. Per ricaricare le batterie utilizzerò anche questo caricatore coi 2 power bank che mi porto sempre dietro, di cui una per emergenza fa anche da torcia, non è potentissima ma comunque utile. Come lettore della memory card utilizzerò il Pigitech, dove ci sono tutte le slot, utile per le sim card quando cambierò la sim in India, lo spillino, l'adattatore per le micro SD che le ho qua
per la mitica GoPro 8 che farà da vlog, tutti gli spazi per l'SD e di qua le CF con i due lettori, quindi utilissimo. Questo da Telesin per ricaricare due batterie della GoPro, qui tutti degli accessori, un altro cellulare da dare alla guida che mi fotografa la tigre quando io utilizzerò la fotocamera, il microfono, la pompetta per la pulizia perché mi ha detto che ci sarà un po' di polvere, l'adattatore con tutte le prese possibili immaginabili. Passiamo al lato treppiede. Per questo viaggio utilizzerò il PhotoPro X Aircross 3 Carbon, un piccolo treppiede con la testa video che avevo fatto già vedere in un altro video, utilissimo, veramente leggero e resiste tranquillamente fino a 10 kg. Degli alti bastoni per la GoPro, questo da mettere sul petto, sulla testa, sempre della GoPro per fare i vlog, cordino sempre utile, occhiali da sole, questo che non mi posso mai dividere quando faccio i safari per fotografare dalla Jeep, computer e scarpe leggere Orizo con la suola in Vibram. Quindi questa è tutta l'attrezzatura che prenderò per il safari in India. Non vi ho fatto vedere questo, che va benissimo da posizionare sopra la fotocamera. Posso mettere il cellulare che fa un video, ci posso mettere la GoPro e il mitico AirTag, sempre con me, uno nella valigia e uno nella borsa fotografica. Tutta la mia attrezzatura entrerà nello zaino Torvol, uno zaino ideale per l'aereo, con mille tasche per il treppiede, per la borraccia. Si apre e ci sono mille scomparti qua per il computer, un bello schienale e alle misure corrette per l'aereo, che sono circa 50x35x25, 8 kg, tutta questa roba ci sta tranquillamente. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio, mettete like, seguitemi sul canale YouTube ma anche su Instagram per vedere sempre le mie storie dell'India. Detto questo, ciao a tutti, grazie!